Stasera alle 22.30 ospite della trasmissione I fatti e le opinioni il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, che risponderà alle domande dei direttori di Rete 8 Carmine Perantuono e del centro Luca Telese. Marsiglio parlerà di argomenti di attualità che riguardano la nostra regione, ma non solo, dalle infrastrutture alla sanità, dall'economia all'occupazione, passando per l'appena trascorso G7 a Pescara e naturalmente la questione dei cervi. Non solo, si evidenzieranno le sfide da affrontare per lo sviluppo della regione e del futuro dell'Abruzzo, non tralasciando la politica, il sociale e ancora in primo piano le questioni in corso più scottanti e impellenti, come ad esempio le vicende che riguardano Gran Sasso, traforo e acqua. Ascoltiamo uno stralcio della trasmissione, ricordandovi che domani ci sarà un ampio reportage sul quotidiano Il Centro. Però voglio cogliere l'occasione per ribadire: gli acquedotti sia della Gran Sasso Acqua che della Ruzzo Reti sono probabilmente gli acquedotti più sicuri d'Italia e tra i più sicuri del mondo, perché hanno un sistema così sofisticato di analisi, ricerca e monitoraggio e di anche pronto intervento, come anche è stato dimostrato nel recente caso in cui l'acqua torbida non è mai finita dentro l'acquedotto per essere distribuita, è andata subito a scarico, si è subito intervenuto in regime, appunto applicando il protocollo di sicurezza, e quindi l'acqua che arriva negli utenti delle province di L'Aquila e Teramo è tra le più pure, sicure e controllate del mondo intero, e questo lo voglio dire perché troppo spesso si rischia di dare un'idea, una comunicazione distorta, secondo la quale io ancora trovo tanta gente in quel territorio che pensa o che ha paura di aver bevuto, di continuare a bere acqua inquinata e acqua che fa male alla salute. Non è vero, questo va ribadito, perché il sistema di controllo messo in campo in questi anni è tra i più elevati e sofisticati che la tecnologia ci mette a disposizione.